Scoperto dopo l'ennesimo furto, scappa dalla comunità a cui era stato affidato e viene arrestato in flagranza. Nei guai è finito un quindicenne tunisino senza fissa dimora. Il ragazzino è stato scoperto e fermato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Rimini mentre stava tentando di impossessarsi di un ciclomotore. Solo l'ultimo episodio di una lunga serie. Il quindicenne aveva già commesso alcuni reati, tutti quanti scoperti e segnalati all'autorità giudiziaria da parte dei militari dell'arma, rimediando 3 denunce in appena 3 giorni. La prima, il 21 gennaio scorso, quando il ragazzino era stato pizzicato dai militari dell'arma di Viserba nel tentativo di rubare un ciclomotore insieme ad altri connazionali. Nell'occasione lo straniero aveva tentato la fuga non riuscendo ad asportare lo scooter, ma era stato intercettato e bloccato dai carabinieri che lo avevano identificato e denunciato in stato di libertà. Sabato, a seguito di specifici controlli presso le strutture alberghiere in chiusura, spesso utilizzate come bivacchi, era stato poi fermato e controllato insieme ad altri connazionali minori, venendo identificato e denunciato per invasione di edifici affidato ad una comunità. Ma la permanenza nella struttura per minori è durata ben poco. Il giovane, nella stessa giornata, si è infatti dileguato fino al nuovo tentativo di impossessarsi di un altro ciclomotore. Ma anche questa volta è stato scoperto e fermato dai carabinieri del radiomobile, portato in caserma e visti i precedenti compiuti in un arco temporale così ristretto, il ragazzino è stato tratto in arresto e portato presso l'apposita struttura per minori a Bologna.